emendamenti. Quindi, se nessuno chiede di intervenire, invito i relatori e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo unico. Allora, quindi, a questo punto andiamo ai relatori. Chi è il relatore Verini? Prego, relatore, se mi dà il Presidente, parere. noi per riassumere anche a nome dell'alto relatore onorevole Sarro chiederemo l'invito a ritiro oppure in subordine daremo parere contrario. Sì, va bene. Allora, un secondo che devo apportare i pareri. Va bene. Il governo, sottosegretario Migliore, prego. Grazie Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quelli appena espressi dai relatori. Va bene, allora cominciamo, colleghi. Siamo all'1.9, Ferraresi, i pareri sono contrari. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Allora, hanno votato tutti i colleghi? No. Savino. Andata. Bene. Chi altro? Misuraca. Qui hanno votato tutti. Misuraca ancora no. Vediamo un po' che succede. Eccolo, è andata. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 63, contrari 280, la Camera respinge. Siamo all'1.10, i pareri sono contrari. Ferraresi, deputato, prego, è un suo emendamento. Sì, grazie Presidente. Con i nostri pochi emendamenti a questa proposta di legge, noi intendiamo dare più certezza alla ricognizione di questi fatti che andranno a integrare fattispecie di reato. È per questo che crediamo che l'inserimento che era avvenuto alla Camera nella prima lettura era necessario a fare in modo che i giudici potessero applicare le norme basandosi sui precedenti che accertavano che determinati fatti erano